Ciao Ludmilla. Allora, siamo qua insieme al Motor Show. Qui dietro a te abbiamo la tua opera d'arte. Volevo farti qualche domanda. Allora, com'è nata la collaborazione con Motomorphosis? L'anno scorso siamo visti alla Triennale quando Motomorphosis è stato presentato come progetto. E mi è piaciuta molto l'idea, ci siamo conosciuti con Andrea che dopo un po' mi ha ricontattata ed è nata l'idea di contaminare un'altra moto. Ottimo, e qual è stata la cosa che più in particolare ti ha colpito di questo progetto? Ma sicuramente la protezione della strada, perché sappiamo che purtroppo la moto rappresenta in qualche modo un pericolo, ma non solo la moto, proprio la guida in generale. Quindi io come quella che anche appartiene a questo mondo, alla strada, che guida la macchina, mi piacerebbe contribuire in questo progetto. È la tua prima volta qui al Motor Show? Assolutamente no, anzi 18 anni fa, proprio quando sono arrivata in Italia, ho partecipato nello stand di Toyota come hostess. E ora mi trovo qua in veste di artista che ha personalizzato una moto per un progetto, tra l'altro, che fa bene. Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere. È una conferma che donna al volante è pericolo costante oppure il contrario? Le donne al volante è sicuramente un pericolo costante, almeno maggior parte delle donne. Però il concetto, che secondo me sarà eterno, che gli uomini che applicano una logica totalmente diversa da quella delle donne in tutte, diciamo, le questioni sociali. Quindi è inutile discutere e spero che ogni tanto questi punti si incontrano e si trova una logica comune per gestire le questioni. Secondo te, che tipo di automobilista è l'automobilista italiano? Molto polemico, che ama discutere su strada animamente, ma soprattutto con gesti. Questo fa troppo ridere gli stranieri che vengono in Italia. E da quanto tempo sei appassionata di motociclismo? Da un po' di tempo, perché mio marito, Matteo Viviani, è un motociclista, e quindi da fidanzati amavamo tantissimo andare in giro con la moto, anche sportiva. Poi abbiamo avuto l'occasione di guidare anche in pista, dove ho imparato a guidare la moto. Anzi, sono stata anche dietro Jorg Lorenzo. Quindi la pista ho assaggiata e ho anche provato di guidare la moto fino a 150 km orari. Oltre a questo progetto qua di Motomorphosis, ne hai altri in cantiere? Allora, lunedì parto per Miami, per l'Art Basel, che sono ormai presente da 5 anni in questo circuito di fiere, con la mia arte ovviamente. Ma poi, oltre alla mia arte, a me piace contaminare, quindi molto spesso utilizzo i brand che mi chiedono a personalizzare una capsule collection che firmo. Ovviamente poi c'è un altro filone, il mio brand Siberian Sufular, che sono le stampe delle mie opere. E quest'anno vedremo di portare a casa anche un altro progetto legato ai motori, personalizzazione di un'auto. E grazie al mio figlio, che è arrivato 6 mesi fa, ho messo in cantiere anche una serie che parla di motori, quindi tutte le auto, anche vecchie e sportive, si chiama Drive Machine, che ho l'intenzione anche di presentare in un posto molto specifico. Che ci dirai prossimamente. Esatto. Grazie mille per tutto e allora in bocca al lupo. Grazie.